Stefano Bettarini e la rivelazione dell'inganno di Simona Ventura. Il mio percorso dalla carriera calcistica alla scoperta del tradimento. Stefano Bettarini rivela il tradimento di Simona Ventura con l'aiuto di un investigatore privato. L'ex calciatore Stefano Bettarini, con oltre 150 presenze in Serie A, ha condiviso la sua storia in un'intervista al Corriere della Sera, parlando della sua carriera nel calcio e nel mondo dello spettacolo. Bettarini ha anche toccato il tema della sua unica convocazione in nazionale nel 2004, ricordando l'episodio con Trapattoni. L'avevo avuto alla Fiorentina, che però nel mio ruolo aveva preso Heinrich dal Dortmund per 15 miliardi di lire. Dovevo essere la sua alternativa, ma volevo giocare. Bettarini ha espresso la sua gratitudine per i 17 anni dedicati al calcio e altri altrettanti al mondo dello spettacolo, evidenziando come sia difficile passare inosservati. Difficile che le persone mi dimentichino. Vivrei bene anche se le persone non mi fermassero per strada, ma questo purtroppo non avviene. Bettarini. Al GF vittima di un complotto, riguardo alla sua esperienza al Grande Fratello VIP, Bettarini ha sostenuto di essere stato vittima di un complotto, sostenendo che la sua esclusione per una bestemmia fosse solo un pretesto. Per ciò che ho sempre dato a Mediaset, mi sarei immaginato un trattamento diverso. Sono stato bandito dalla rete. Nessuno mi ha dato la possibilità di spiegare la mia versione. Bettarini ha anche affrontato il tema delle relazioni all'interno della casa, suggerendo che alcuni partecipanti temessero che potesse rivelare dettagli delle loro storie passate. Dentro la casa c'erano delle donne con cui avevo avuto una storia. Temevano che potessi svelare qualcosa. Mi hanno puntato la telecamera addosso 24 ore su 24. Prima o poi la cavolata me l'avrebbero fatta pagare. Parlando della sua ex moglie Simona Ventura, Bettarini ha rivelato di aver scoperto il suo tradimento grazie a un investigatore privato. Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda. Ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Infine, Bettarini ha raccontato il suo primo incontro con Simona Ventura in Sardegna e il momento della separazione, sottolineando la sua decisione di agire dopo la scoperta del tradimento. Ingaggiai un investigatore privato. Tenni la cosa nascosta per un po', ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. Stefano Bettarini ha concluso l'intervista con la sua esperienza personale, evidenziando le sfide affrontate nel calcio e nello spettacolo, ma anche la forza necessaria per superarle.